Buonasera a tutti, grazie per esservi iscritti a questo webinar sponsorizzato da TIC MIL. Questa sera saremo in compagnia del team di Forex Strategico. Prima di entrare nel vivo del webinar, vi leggerò il disclaimer e successivamente farò una breve introduzione del broker che rappresento. Allora, il disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TIC MIL ed hanno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TIC MIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC MIL, a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio: il trading di prodotti finanziari in leva comporta un altro grado di rischio e non adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono eccedere l'investimento iniziale e assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione, del rischio. Questo webinar è presentato da me, che sono il Country Manager Italia, Giuseppe Ciricola di TIC MIL, Davide Ruscelli, imprenditore e investitore di Forex Strategico, Mauro D'Urbano, imprenditore, anch'esso investitore e coautore del piano finanziario PEN, e Chantal Sala, programmatrice MQL4. Prima di entrare nel vivo del webinar, vi farò una brevissima introduzione del broker che rappresento, elencandovi le varie caratteristiche di TIC MIL. David, se puoi passare alla successiva slide. Allora, quali sono le caratteristiche principali di TIC MIL? È un broker non dealing desk con le commissioni tra le più basse del settore, una forte regolamentazione della FCA UK. David, se puoi scorri tutte le varie caratteristiche perché a memoria non le ricordo. Ok, quindi, come dicevo, regolamentazione FCA UK con fonti custoditi in conti segregati e separati dalla società e assicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui profitti, quindi potete utilizzare tutte le strategie di trading permesse e gli expert advisor, comprese strategie di arbitraggio e altre o di scalping. Non ci sono requote, non avrete mai un requote con TIC MIL, quindi non vi verranno mai respinti gli ordini in piattaforma, e c'è anche la possibilità, perché dipende comunque dalla liquidità di mercato, di avere degli slippage positivi, quindi di avere un prezzo migliore da quello inserito. Questo è garantito dai nostri server, che sono oltre 10 sparsi per il globo, con una velocità di esecuzione di 0,1 secondo. Ci sono diversi mercati, ben 85 strumenti. Abbiamo aggiunto al Forex, poi CFD, con anche il FTSE MIB, le materie prime. Abbiamo aggiunto da poco anche il Bitcoin. Poi ci sono, per i clienti con conti reali, degli strumenti molto utili per il training come AutoChartist, il One Click Trading. La nostra demo è limitata, quindi potete provare tutte le strategie che volete, quindi expert e altro, sulla nostra demo non scade mai. E c'è, per i clienti di TIC MIL, uno sconto con una società partner sulla VPS di un 20% sui pacchetti offerti. TIC MIL ha la politica zero costi su prelievi e depositi, ha interessanti partnership come quella dell'Introducing Broker, che vi invito poi magari a scoprire sul nostro sito, e poi siamo gli unici, direi, perché non l'ho visto con i nostri competitor, ad offrire un'assistenza sulla dichiarazione del capital gain. E tra l'altro, nel precedente webinar abbiamo fatto appunto un webinar sulla fiscalità nel Forex, dove abbiamo cercato di chiarire un po' gli aspetti legati al mondo del trading online. Abbiamo quindi una collaborazione esterna con un dottore commercialista che offre ai nostri clienti uno sconto del 50%. L'email la leggete lì in rosso: dot.marcodichiocciolagmail.com. Chiudo facendovi vedere
Un po' la comparazione dei costi di TickMill su siti esterni, quindi non pubblicizzati dal broker, dove TickMill è dietro a grossi broker molto rinomati, come ampiamente si può vedere da questa slide. Nelle successive, invece, dovrebbe esserci la mappa dei nostri server dove sono sparsi. Abbiamo i nostri server, come dicevo prima, circa 10 server sparsi per il globo. Oltre a quello più famoso, ovviamente, di Londra, ci sono anche altri punti per dare comunque la minima latenza per i nostri trader. Chiudo con i nostri volumi di trading. Abbiamo avuto un record, non ho ancora i dati aggiornati di ottobre, ma credo che comunque saranno in linea con quelli di settembre, dove TickMill ha avuto nel 2017 i massimi volumi di trading, un record di volume di trading pari appunto a 74 miliardi di dollari. Poi sull'ultima dovrebbe essere una promozione che potete usufruire, che possono usufruire tutti quegli utenti che non sono ancora nostri clienti reali, quindi un conto di benvenuto. Potete provare questo conto dove vengono accreditati 30 dollari per testare le nostre condizioni reali, quindi su server reale. Io avrei finito, quindi adesso lascio la parola a David Ruscelli, Mauro D'Urbano e Chantal Sala, che appunto ci parleranno dei loro strumenti e quindi lascio la parola a loro. Grazie per l'attenzione. Grazie a te Giuseppe, grazie mille. Io approfitto adesso per provare, io voglio provare ad attivare la webcam, poi se lo vogliono fare anche gli altri, se per caso c'è qualche problema, non so, di connessione, si comincia a sentire a scatti, fatemelo sapere e la disattivo subito. Ok? Dunque, come Ok, ci siamo tutti. giustamente. Ok, vedo Sì, sì. Mauro, Chantal, ciao Ciao. ragazzi. David, Ciao scusa se vi infatti. interrompo perché in chat mi dicono che l'audio continua ad andare e venire. Non so se è un problema solo che sta riscontrando Emanuele o avete anche voi, altri utenti, hanno questo problema. Io sento bene, ho sentito tutto bene fino adesso. Ok, Anch'io, perfetto. perfettamente. Poi, Sento magari perfettamente. per le altre domande lasciamo uno spazio finale di una decina di minuti dove rispondiamo un po' a tutte le domande. Ok, ti volevo dire, Giuseppe, che io non vedo la chat, non vedo. Ho il pannellino chat, ma non vedo niente. Quindi mi dovrai eventualmente tu riportare eventuali Ah, domande strano. che Ok, va bene, possono adesso essere seguo io le condivise. domande e nel caso te le giro. Perfetto. Come diceva Giuseppe, aprire un conto con TickMill offre dei vantaggi, ci sono dei vantaggi, tra i quali anche vantaggi che riguardano noi, che riguardano Forex Strategico, perché TickMill è un nostro broker partner e come appunto, essendo all'interno della partnership nostra, avere un conto con TickMill aperto tramite il nostro link ti dà poi accesso a tutta una serie di strumenti e insomma possibilità varie che altrimenti ti costerebbero una cifra. Questo lo volevo dire in anticipo perché penso sia una cosa importante che si lega molto anche insomma a questo discorso, diciamo, del bonus, eccetera, che tu hai citato, Giuseppe. Un attimo che non mi va avanti la slide. Ok, perfetto. Veniamo a noi, parliamo di Forex Strategico. Adesso io non so qui quanti dei presenti già ci conoscono, 103 persone, molto bene, mi fa piacere che siete cresciuti di numero. Non so quanti di voi vengono dalla nostra community, quanti di voi invece magari stanno partecipando a questo webinar perché non sono stati invitati da TickMill e non conoscono noi. Che cosa siamo noi? Qual è la nostra mission? Qual è la mission di Forex Strategico? Io adesso per qualche minuto vi parlerò in generale di chi siamo noi e che cosa facciamo. Poi Mauro e Chantal entreranno più nei dettagli di certe cose. Ok? Allora, la nostra mission è andare contro truffe e guadagni facili, che sono il cancro del mondo del trading online e anche del mondo della finanza. Pertanto siamo a favore dei risultati dimostrati, sostenibili, equilibrati e di lungo periodo. Cosa significa? Che tutto ciò che noi offriamo in termini di formazione nel trading online è sempre frutto di risultati dimostrati che noi rendiamo pubblici
è frutto di piani finanziari di investimento che sono sostenibili, sono strutturati per funzionare nel lungo periodo, perché solo funzionando nel lungo periodo, poi lo vedremo meglio anche assieme a Mauro, si può davvero ottenere dei profitti nel mondo del trading online. E poi siamo soprattutto, questa è una cosa nella quale io personalmente, più che Forex Strategico, ma anche cioè, Forex Strategico in generale, ma questa a me proprio mi preme molto, proprio andare contro la falsa illusione della sicurezza del sistema finanziario tradizionale. Perché il classico modo di investire, per come è sempre stato visto prima di quello che io chiamo il mondo 2.0, o il mondo degli investimenti o della finanza 2.0, è sempre stato quello di andare in banca, parlare col funzionario di banca, andare alle poste, parlare con la persona preposta all'ufficio postale, così. E quindi poi, insomma, qui ho messo qualche esempio, ma questi sono solo esempi di situazioni che hanno procurato dei danni agli investitori. Ok? Il sistema finanziario Il sistema finanziario classico, come le persone lo percepiscono in generale, ha dei problemi oggettivi. E qui voglio sfatare un grande mito, che è quello, una delle domande classiche che mi viene posto dai trader neofiti che iniziano a fare trading online è: sì, vabbè, devo mandare questi soldi al broker tal dei tali, mettiamo l'esempio Tickmill, no? Potrebbe essere qualunque altro broker. Oggi siamo ospiti di Tickmill. E anzi, grazie ovviamente Giuseppe di averci ospitato qui con voi. E mi dice: sì, ma io devo mandare i soldi, i miei capitali all'interno di un conto di questo broker, ma che sicurezza ho su questo denaro? Allora, io adesso ti dico, adesso in due slide veloci, che la sicurezza che hai facendo un deposito su Tickmill è maggiore rispetto a tenere i soldi in banca. Cioè, questa è una cosa che nessuno la penserebbe mai, eppure è così. Perché esiste una cosa in tutto il mondo, ma in Europa ha queste particolari cose che adesso vediamo, che si chiama riserva frazionaria. Questo quadratino che vedi in alto l'ho preso proprio dal sito di Banca d'Italia, mi sembra, e spiega come funziona la riserva frazionaria. Funziona che quando tu metti in banca, facciamo l'esempio, 100 euro, come in questo esempio qui, solo 20 euro la banca deve tenerli depositati lì. 80 euro la banca prende quei soldi e qua loro hanno scritto imprese e famiglie, in realtà io ci scriverei squali perché loro in realtà quei soldi li prendono e li danno agli squali. Veramente di quegli 80 solamente una piccolissima parte va a finire a imprese e famiglie. Generalmente lo sapete benissimo che chi riesce a ottenere un prestito in Italia è chi sta nei giri giusti e ha già i soldi, quindi poi sono quelli che io chiamo, tra virgolette, squali. Poi chiaramente ci saranno anche persone che fanno il loro lavoro in maniera onesta e corretta, e non voglio mica fare di tutta l'erba un fascio. Ma non è questo il punto. Il punto è che in realtà loro, nell'esempio qui, hanno messo che su 100 euro 20 rimangono parcheggiati lì e 80 vengono mandati fuori in prestiti, poi in realtà anche altre operazioni finanziarie di vario genere. Ma non è così, cioè loro l'esempio l'hanno fatto così perché volevano addolcire la pillola. In realtà, in base al regolamento 1745-2003 della BCE, è il 2% per ogni passività, quindi circa il 2%. Quindi in pratica su 100 euro che tu metti in banca, 2 euro stanno lì e 98 escono fuori, non si sa dove di preciso. Quindi cosa succede? Che se domani i 60 milioni di italiani che hanno depositato i loro 100 euro vanno a chiedere indietro il loro denaro depositato, la banca sarà in grado di restituire solo 2 euro di quei 100 euro. Gli altri 98 non sarà in grado di restituirli. E questo chiaramente è una cosa che invece con i conti segregati, e Tickmill utilizza come tutti i broker FCA i conti segregati, non esiste, perché con i conti segregati tu depositi 100 euro e 100 euro rimangono sempre in riserva. Quindi se 60 milioni di italiani depositano i loro 100 euro su Tickmill, okay, e dopo 6 mesi, un anno, il tempo che gli pare, li vanno a prelevare, a differenza delle banche che sarebbero in grado di ridare solamente 2 di quei 100 euro, Tickmill è in grado di ridarli tutti e 100 senza nessun problema, perché quei soldi sono rimasti segregati.
e TickMill non li poteva toccare in nessun modo. Quindi, per assurdo, se nell'immaginario globale un broker forex, un broker di trading online, ovviamente stiamo parlando di broker seri come TickMill, regolamentati in Regno Unito, viene considerato un posto magari meno sicuro rispetto a una banca dove mettere il denaro, non è così. Il denaro depositato presso un broker come TickMill è più al sicuro rispetto a depositarlo al credito cooperativo della propria provincia. È assurdo, ma è così. Questo è un dato di fatto, cioè non è una considerazione soggettiva, è un dato di fatto. Poi un'altra cosa sulla quale noi ci battiamo molto sono le proposte ingannevoli di guadagni facili. E qui abbiamo detto adesso che TickMill è un broker serio che lavora in maniera corretta, regolamentato nel Regno Unito, però ci sono tanti broker che cercano di farti credere che investire sia una cosa facile, cosa che TickMill non fa, perché TickMill cerca proprio attraverso anche questi webinar di divulgare una formazione di un certo tipo. Invece altri broker cercano di farti credere che puoi fare tanti soldi facilmente, che puoi diventare trader facilmente, investendo poco denaro, che sono tutte stupidaggini, che ti portano solamente a perdere i tuoi soldi tramite vari meccanismi che adesso non stiamo ad approfondire. Succede poi in questi casi che quando tu perdi i tuoi soldi li guadagna il broker, che anche questa è una cosa che con TickMill non succede. Ora, le alternative di Forex strategico quali sono? Sono il piano finanziario PEM, del quale parleremo tra pochissimo, più un conto aperto con TickMill, il quale dà diritto a portafoglio strategico, che è di fatto incluso dentro il piano finanziario PEM. Ora, dato che di queste due creature, che sono il PEM e il portafoglio strategico, io sono coautore del PEM assieme a Mauro, che parlerà tra poco, sono, diciamo, il portafoglio strategico è la mia creatura proprio principale, parlerò in particolare del portafoglio strategico, però voglio prima di tutto puntualizzare il fatto che sia PEM che portafoglio strategico sono dei piani finanziari che si basano, sono dei modi di investire che si basano sull'automazione. Qui ho messo l'immagine di un cambio automatico. E devo dire che è una figata, cioè io, per esempio, in Italia non c'è molto la cultura del cambio automatico, io vivo in Thailandia invece quasi tutti hanno il cambio automatico. Quando sono venuto a vivere qui mi sono preso anch'io una macchina col cambio automatico e devo dire che col cambio automatico è tutto un altro viaggiare. E la stessa cosa è anche col trading. L'automazione è veramente, chiaramente non può risolvere qualunque genere di problema legato al trading, però davvero... dà una grande mano per fare trading in maniera corretta. Ecco, dicevo, veniamo al portafoglio strategico, che è uno dei nostri modi di investire legati all'automazione, che significa quindi con degli strumenti che funzionano automaticamente, tu devi solo controllarli e chiaramente crearti un piano in base a determinate regole che noi spieghiamo. Questo è un conto reale, un conto vero, reale, che con soldi miei, dove ci sono 30, è stato toccato un picco di quasi 40.000 euro, che ha fatto il 136% in 2 anni e mezzo, con un drawdown del 17%. Ok? Come è stato raggiunto tutto questo? Come ho fatto quasi il 140%? Anzi, in realtà è stato toccato un picco del 150%, solo che adesso, essendoci una fase di drawdown, è 136%, ok? Come ho fatto? Ho fatto unendo insieme una serie di strategie, di tecniche, che poi ho deciso a un certo punto, circa metà di quest'anno, di condividere con voi, quindi è possibile avere l'expert advisor che vi permette di ricevere queste strategie. Ora, senza entrare nei dettagli, ci sono tre principali modi di operare che ha portafoglio strategico, che tramite un effetto compensazione riducono di molto le possibilità di fallimento del sistema, ma soprattutto anche riducono il drawdown, perché generalmente, chiaramente non è garantito che succeda sempre così, ma generalmente quando una tecnica guadagna, quando una tecnica perde, un'altra guadagna e viceversa, quindi il drawdown è sempre ammortizzato. Ora, che cosa succede? Che sono chiaramente tecniche diverse tra loro, una basata su espansione di volatilità e
e un'altra basata invece su scalping, sul cable, quindi su sterlina dollaro, sia in diurna che in notturna, e un'altra tecnica invece lavora molto bene sulla rottura di livelli, quindi un breakout system si chiamano. Sono sistemi che lavorano su quando il prezzo, diciamo, va a rompere in maniera decisa determinati livelli di prezzo sul grafico, okay? Che si chiamano livelli chiave, supporti, resistenze. Ora, se tu queste terminologie non le conosci, sappi che nella nostra formazione si parte da zero. E adesso io non so se, quanti di voi adesso hanno la mia webcam visualizzata, però c'è anche questo qui è il mio libro, si chiama La Bibbia del Forex, lo trovate sul Giardino dei Libri, comunque se lo cercate su Google lo trovate, è possibile ordinarlo, averlo, è edito dalla casa editrice In Edition, e qui si parte dalle basi. Ma a prescindere dal libro, comunque tutti i nostri corsi di formazione partono dalle basi, ok? Quindi se ci sono cose di cui io parlo, drawdown, ci sono parole, terminologie che non capisci, non ti preoccupare, perché entrando a far parte della nostra comunità, poi avrai accesso anche a una formazione che parte dalle basi e ti dà proprio veramente tutto quello che ti serve proprio a partire proprio dalle cose più semplici che magari noi diamo per scontate in questo momento. Ora, in questa slide, e poi tra poco è il momento di Mauro, quindi Mauro puoi prepararti. È un backtest che sono più di 10 anni, ok? Che mostra come l'unione di tanti sistemi, ok, provoca una curva che è quella blu, che sale bella così fighissima verso l'alto, molto, molto più stabile rispetto ai singoli sistemi che compongono il portafoglio, che è l'effetto compensazione che dicevo prima. Questo appunto è il lavoro che è stato fatto dietro portafoglio strategico e che permette di andare a ottenere dei risultati stabili e buoni nel lungo periodo. Ora, succede che quando guardi una cosa del genere e vedi questa linea che sale, che sembra disegnata col pennarello, cioè queste linee sono così belle perché rappresentano 10 anni. Se io andassi a zoomare magari dei singoli periodi di 3 mesi, 6 mesi o anche 10 mesi all'interno di questa linea blu che si vede che sale bellissima, si vedrebbero dei periodi in cui non si guadagna niente o addirittura si perde. Ok? Quindi tenete in considerazione che noi non vendiamo mai cose miracolose, cioè non vendiamo la magia del miracolo che si sale e basta quando si investe, cioè la linea del tuo guadagno, del tuo profitto è sempre in salita, assolutamente no. Okay? Questa linea blu è una figata da vedere, però devi sempre comunque tenere presente che è una linea che rappresenta più di 10 anni e se la vai a zoomare all'interno trovi sicuramente degli archi temporali anche lunghi dove non si guadagna ma si perde, quindi bisogna avere la pazienza di aspettare, essere lungimiranti e saper appunto lavorare nel lungo periodo in base appunto ai principi e valori che noi cerchiamo di divulgare come Forex strategico e che rappresentano in pieno, anzi sono rappresentati in pieno, sia all'interno di portafoglio strategico, ma soprattutto all'interno del piano finanziario PEM. E con questa slide do la parola a Mauro. Visto che adesso Mauro vi parlerà del piano finanziario PEM. Sì, eccomi qui. Allora, se si sente e se si vede bene, io Sì, vado si sente. avanti. Perfetto, Ok. puoi procedere. Davide ha spiegato perfettamente quelli che sono i principi e i valori di Forex strategico. E quindi la pianificazione finanziaria di lungo periodo, un piano finanziario di lungo periodo che mira alla crescita del capitale nel tempo, in modo sostenibile e graduale. Un piano finanziario con delle strategie di trading, con un portafoglio di strategie di trading automatiche, che vengono utilizzate come strumento per ottenere questa crescita del capitale nel tempo. Non siamo nell'ambito delle strategie miracolose, quanto fai al mese, quanto metto 4.000 euro, metto 1.000 euro, quanto guadagno. Come faccio a farmi uno stipendio mensile e tutte queste cose da, insomma, mentalità da dipendente oppure
da casinò, da giocatori d'azzardo, da principianti che non sanno cos'è il trading e cos'è l'investimento. Non siamo all'interno di questo settore delle strategie miracolose. Siamo nell'ambito della pianificazione finanziaria di lungo periodo e siamo il primo gruppo a fare questo, un piano finanziario di lungo periodo automatico, condiviso, che mira alla crescita del capitale nel corso degli anni. Questo è importantissimo. È importantissimo capire qual è la nostra mission, è importantissimo capire qual è l'obiettivo del nostro piano di investimento. David ha parlato del portafoglio strategico e vi ha fatto vedere quelli che sono stati i risultati oggettivi, indiscutibili, che poi uno può giudicare positivamente o negativamente, ma sono reali nel corso degli ultimi 2 anni e mezzo. E il primo punto, quando si parla di PEM, di piano finanziario PEM, è la semplicità. La slide precedente, ok? La semplicità. Che cosa significa semplicità? Semplicità fa rima con efficacia. Il trading efficace è il trading semplice. Non è il trading stracomplicato con un miliardo di indicatori, non si capisce niente. Per carità, ammiro chi li usa, ma a nostro avviso il trading semplice è il trading efficace. Regole semplici. Regole semplici, regole efficaci, un trading di conseguenza replicabile. Replicabile da tutti, proprio perché è semplice. Il secondo punto, di cui già David ha parlato, è l'automazione o automatizzazione, come volete. Quindi automatizzare le scelte, cioè trasferire la nostra competenza, esperienza e conoscenza a dei software che lavorano al nostro posto e al vostro posto. Software che lavorano al vostro posto in modo tale da fare loro stessi il lavoro sporco, cioè i software che cosa fanno? Seguono le nostre indicazioni, quindi le indicazioni che noi mettiamo all'interno dei software, di comprare, di vendere, di aprire operazioni, di chiudere operazioni, se si verificano certe condizioni di mercato. Il software però lo fa in automatico, 24 ore su 24. Tutti i giorni e tutte le notti quando il mercato è aperto. Questo per un essere umano è impossibile. Il software non dorme, non è stanco, non ha paura, non sbaglia, non si stressa ed è perfetto nel rispetto delle regole che gli sono date. Non perfetto perché guadagna sempre, perfetto perché rispetta sempre le regole e le indicazioni delle strategie di trading. Quindi si tratta di utilizzare sempre la nostra conoscenza, quindi avere sempre il controllo della situazione, ma trasferire il lavoro sporco ad un software che lo fa al nostro posto e lo fa al vostro posto. Quindi questo lo rende replicabile per tutti, utilizzabile da tutti e anche senza sprechi di tempo, perché poi il tempo è un fattore molto importante. I profitti, i guadagni sono importanti, i soldi sono importanti, ma il tempo è un fattore fondamentale. Automatizzare significa risparmiare tempo ed avere un portafoglio di strategie che operano automaticamente sul conto. Poi un altro dei pilastri del PEM, che include strategia PEM, ma anche portafoglio strategico, sono i risultati dimostrati di lungo periodo. Noi battiamo molto su questo tasto. Perché è davvero fondamentale. Affinché io investa 1 euro del mio capitale in una strategia di trading, in un expert advisor, in una qualsiasi cosa, ho bisogno di avere risultati dimostrati, documentati su conti reali di lungo periodo. Lungo periodo intendo anni. Quando si parla di investimenti, quando si parla di trading, si parla di anni, non si parla di giorni, non si parla di mesi. Risultati certificati. Quello che avete visto prima del portafoglio strategico è un conto reale MyFXBook. Dovete avere questo a disposizione quando decidete di fare un investimento, per valutare un investimento. Un conto reale certificato, magari MyFXBook, di anni. Solo in questo modo è possibile capire se una strategia di trading, se un portafoglio di strategie di trading sono affidabili nel tempo, in tutte le condizioni di mercato. Se è una strategia sostenibile, anche quando il mercato va contro, perché ci sono sempre le fasi in cui il mercato va contro. Un mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, nel trading sono niente.
Ci vogliono risultati dimostrati, documentati, di lungo periodo. Sono capaci tutti a fare 2 o 3 mesi molto positivi. Poi però, appena il mercato gira, appena le condizioni cambiano, si sfasciano il conto. Assolutamente no, assolutamente non è questo. Conti reali, capitalizzati, con un certo capitale a disposizione, di lungo periodo. E il PEM è questo. Quindi quello che poi noi andiamo ad ottenere di fatto è una diversificazione intelligente, nella slide successiva, una diversificazione intelligente perché otteniamo da una parte una strategia come il PEM, che è un piano finanziario, una strategia, un expert advisor che lavora nel lungo periodo in un certo modo. E insieme alla strategia PEM abbiamo il portafoglio strategico, che fa sempre parte del piano finanziario PEM, ma è quel portafoglio di strategie che ha spiegato prima David. Quindi il PEM che lavora sul lungo periodo, il portafoglio strategico che lavora nel breve periodo, operatività diverse, modo di fare profitti diversi, perché il PEM fa profitti quando il mercato si muove soprattutto in range, nel lungo periodo, il portafoglio strategico fa profitti durante le fasi di direzionalità, quindi sono proprio due modi di operare completamente diversi. Una diversificazione intelligente che produce anche a volte nel lungo periodo una sorta di compensazione, che è poi anche l'obiettivo, avere un portafoglio di strumenti performanti che riducono quindi il rischio, perché quando una ha difficoltà è abbastanza probabile che le altre compensino. Tutte queste strategie, la strategia PEM di lungo periodo, il portafoglio strategico di breve periodo, unite insieme, mirano alla crescita del capitale nel tempo. Infatti è quello che poi si vede, redditività dimostrata nel tempo. Questo è il backtest della strategia PEM, del piano finanziario PEM, di circa 12 anni, 13 anni, qualcosa del genere. E si vede proprio la crescita esponenziale del capitale nel tempo. Ed è per questo che si chiama PEM. PEM sta per profitto esponenziale matematico, crescita esponenziale del capitale, una partenza graduale. E l'esponenzialità non deriva soltanto dall'interesse composto, quindi dal reinvestimento dei profitti, ma deriva anche proprio dalle caratteristiche della strategia stessa, che tende a fare profitti con il tempo in cui il mercato si muove all'interno di un range, e più aumenta, più va avanti il tempo e più aumentano le posizioni chiuse in profitto. È una strategia proprio costruita in questo modo. Si vede da questi 12 anni circa di backtest proprio la crescita esponenziale del capitale, nonostante non sia una linea dritta con un conto che cresce. Ci sono delle fasi, delle settimane, dei mesi, a volte anche più di qualche mese, soprattutto nella parte iniziale, perché quando si parla di esponenzialità si cresce poi con il tempo, in cui non si guadagna sempre. Non esiste una strategia di trading in cui si guadagna sempre. Non esiste un conto trading che è una linea dritta che non perde mai. Non esiste. E andando avanti possiamo guardare infatti il conto relativo alla strategia PEM di circa 2 anni e mezzo, degli ultimi 2 anni e mezzo. Questo è il risultato positivo. E anche qui ci sono state delle fasi più positive e delle fasi meno positive. Ci sono state delle fasi in cui il capitale è cresciuto, ci sono state delle fasi in cui il mercato è andato un po' contro. L'obiettivo è sempre quello di avere la statistica a nostro favore nel corso degli anni e il risultato di lungo periodo. Poi ecco, in questa slide mi preme sottolineare una cosa. Molto spesso si vedono in giro dei backtest fantastici. I backtest sono semplicemente i test di una strategia nel passato, come avrebbe performato la strategia nel passato. È chiaro che il passato uno lo conosce, quindi non è illecito pensare che uno potrebbe anche un po' manipolare il backtest passato adattando il comportamento della strategia alle condizioni passate che uno già conosce, proprio perché sono passate. In questo caso mi preme sottolineare proprio una cosa: la perfetta praticamente coincidenza tra il backtest passato della strategia PEM, 12 anni e rotti, 13, e
invece l'operatività reale sul conto partito nel 2015. Cioè la realtà coincide con il backtest. Questo vuol dire che backtest erano assolutamente veritieri, il backtest era assolutamente veritiero ed affidabile, e infatti la realtà ha confermato quello che era nel backtest, e con ogni probabilità, con molta probabilità, continuerà a farlo. Attenzione quando si vedono dei backtest troppo perfetti senza mai una fase ribassista, perché molto spesso la realtà può essere diversa e si va nella direzione opposta verso la bruciatura dei conti. Qui è davvero importante notare la redditività del PEM negli ultimi 2 anni e mezzo, così come nei 10, 15, 20 anni precedenti, sia in termini di profitto che in termini di drawdown contenuti. Drawdown che ci sono, che sono inevitabili, ma sono contenuti, limitati, indice di prudenza della strategia, perché potremmo aumentare il rischio 2 volte, 3 volte, 4 volte, avere profitti doppi, tripli e quadrupli, ma poi il drawdown sarebbe doppio, triplo, quadruplo. Quindi nelle fasi negative si rischierebbe seriamente di bruciare i soldi. Giusto equilibrio tra rendimenti e basso drawdown, comunque drawdown limitato, moderato. E qualche accenno sulla strategia PEM nello specifico: si concentra sul tasso di cambio euro-dollaro, mentre il portafoglio strategico opera su diversi mercati, su diversi tassi di cambio. Quindi abbiamo anche qui una diversificazione tra le due strategie. E in particolare, il PEM trae profitto dalla volatilità bidirezionale, sia di breve che di lungo periodo. Cosa vuol dire volatilità bidirezionale? Vuol dire dai movimenti del mercato, anche abbastanza corposi, in entrambe le direzioni. Attenzione, non è una griglia, non è una martingala, assolutamente, attenzione a queste cose. Ci sono dei parametri che vanno poi ad orientare, a determinare il trend, la tendenza del mercato, in modo tale che il PEM, la strategia, possa poi seguire quello che è il trend di mercato. Però il principio di base è che si guadagna in entrambe le direzioni dalla volatilità bidirezionale, anche se magari a volte si guadagna di più da una direzione piuttosto che dall'altra, a seconda del trend del mercato. Ma volatilità bidirezionale, il contrario praticamente del portafoglio strategico, che trae maggiori profitti dalla volatilità direzionale, cioè quando il mercato prende una direzione e va dritto per la sua strada, e quindi prosegue proprio per una direzione ben definita. È una strategia intelligente e flessibile, proprio perché si adatta all'andamento del mercato, si adatta alle varie fasi e alle situazioni del mercato. Ripeto, non è una griglia, non è niente di prestabilito, è una strategia flessibile che varia quando varia il mercato. Questo proprio come il portafoglio strategico. E andando avanti si vede nuovamente la crescita esponenziale del capitale e soprattutto una cosa molto importante nel PEM, nel nostro piano finanziario, il piano di accumulo. Che cos'è il piano di accumulo? Il piano di accumulo significa, in poche parole, seguire un piano finanziario all'interno del quale si versa un capitale periodicamente. Per quale motivo? Perché se voi partite con 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euro, non potete aspettarvi nel trading di ottenere dei risultati straordinari, di ottenere la fantomatica libertà finanziaria. Molto spesso chi inizia con un capitale basso, che cosa fa? Visto che vuole guadagnare almeno 1.000 euro al mese, perché se no non è contento, che fa? Aumenta il rischio. Come se noi il portafoglio strategico che fa il 3% al mese andassimo a decuplicare il rischio. Certo, invece del 3% al mese faremmo il 30% al mese. Ma qual è il problema? Che quando arriva la fase negativa ci massacra il conto. È come andare a 250 all'ora in città, in curva. Cioè, prima o poi ti schianti. Quindi ci vuole equilibrio tra rischio e rendimenti se si vuole durare nel tempo. E allora come si fa a crescere? Se ho 5.000 euro e devo tradare con equilibrio per puntare all'1, al 2, al 3, al 4, al 5% al mese, ma non al 50% al mese, lo faccio con il piano di accumulo.
ormai non posso cambiare il mio passato, se non sono capitalizzato vuol dire che probabilmente non ho fatto delle scelte molto lungimiranti a livello finanziario nel passato, molto probabilmente vuol dire che nel passato non ho seguito un piano finanziario, non ho seguito un piano di accumulo, non ho gestito bene le mie risorse, le mie entrate e le mie uscite e quindi devo cominciare a farlo, perché se non comincio a farlo non crescerà mai il mio capitale per opera dello Spirito Santo e nemmeno per opera di una strategia miracolosa. Da qui il piano di accumulo. Ognuno sceglie il piano di accumulo chiaramente che preferisce. Il piano di accumulo ha due funzioni. La prima accelera la crescita del capitale, perché oltre ai profitti sul capitale iniziale, i profitti vanno poi calcolati sul nuovo capitale che si immette. Quindi non c'è solo l'interesse composto dato dal reinvestimento dei profitti, ma c'è anche un effetto ulteriormente esponenziale dato dalla continua emissione di capitale. Secondo fattore, secondo elemento, diciamo così, di utilità del piano di accumulo, ridurre il rischio. Perché se ho una fase di drawdown, però sto accumulando settimanalmente, mensilmente, mensilmente va benissimo, il capitale che vado a immettere andrà ad ammortizzare il mio drawdown, ad ammorbidire il mio drawdown, il mio capitale magari non scende. Questo anche a livello psicologico aiuta molto, oltre che a livello proprio di margine del conto. È importante anche questo. Il piano d'accumulo è fondamentale nel tempo. Ottiene un risultato fi economico, finanziario molto più elevato una persona che parte con un capitale più piccolo, più basso, rispetto ad una persona che invece parte con un capitale più alto, ma non fa il piano d'accumulo. Qui c'è ad esempio un conto trading che parte con una cifra, diciamo così, molto limitata, però comunque sono 8.000 euro e non fa piano d'accumulo. Questa persona, seguendo quelli che sono i rendimenti medi mensili, i rendimenti medi mensili, medi, non fissi, assolutamente non fissi, i rendimenti medi mensili degli ultimi 15 anni, il capitale di questo soggetto cresce in questo modo. Dopo 7 anni, se la strategia nel futuro, nei prossimi 7 anni, fa esattamente i rendimenti medi mensili degli ultimi 15 anni, potrebbe avere 95.000 dollari sul conto, senza piano di accumulo. Se invece vediamo un'altra persona, un altro soggetto, un altro investitore, che parte da un capitale che è la metà, sono 4.000 dollari, ma segue un piano di accumulo di 400 euro mensili, quindi non un piano di accumulo di, non so, una cifra impossibile, davvero basta darci un po' dentro, aumentare un pochino le entrate, ridurre gli sprechi, gestire meglio le proprie risorse e la crescita sarà molto più veloce e molto più, diciamo così, esponenziale. Infatti, alla fine dei 7 anni avrà un capitale doppio rispetto al soggetto che era partito con più capitale. Questo significa che il piano di accumulo nel tempo incide molto di più. Incide molto di più ed aumenta molto l'esponenzialità della crescita del capitale, oltre a ridurre il rischio. Quindi questo è un foglio Excel che non fa altro che simulare la crescita attesa del capitale nel tempo, nel corso degli anni, considerando i rendimenti medi mensili nel corso dei 15 anni passati del piano finanziario PEM. Quindi non è una cosa che viene rispettata perfettamente. È soltanto una proiezione sulla base del passato. Il futuro non si sa se sarà uguale al passato, ma il passato è sicuramente una buona proiezione per il futuro, una buona stima per il futuro, e inoltre ha senso nel lungo periodo, perché chiaramente sono rendimenti medi. Nel breve periodo ci sono mesi molto più positivi, mesi molto più negativi, ma la crescita attesa nel lunghissimo periodo è questa. È questa, quindi importantissimo il piano di accumulo nel piano finanziario PEM, proprio per ottenere dei risultati importanti con questo file Excel che chiunque può ottenere se ci contatta e ce lo richiede,
chiunque può ottenere questo file Excel, in modo da fissare la sua situazione di partenza, l'obiettivo e capire, seguendo un diverso piano finanziario, seguendo un diverso piano di accumulo, dove potrebbe arrivare nel corso del tempo. Ripeto, sempre condizionale, perché non abbiamo alcuna certezza che il futuro possa essere uguale al passato. Possiamo però sperarlo e possiamo però definirlo probabile. Questo sì, questo sì. Quindi, ancora una volta, il piano finanziario PEM è PEM, strategia PEM, e portafoglio strategico che fa parte del piano finanziario PEM. Il risultato è proprio un portafoglio di strategie diverse da loro, diverse tra loro, che cercano di ottenere dei profitti nel corso del tempo in tutte le diverse condizioni del mercato. Ancora una volta, nella slide che credo sia poi l'ultima delle mie, ecco, il focus sui risultati certificati, documentati di lungo periodo è fondamentale. Non si mettono i soldi reali in idee, in speranze, in backtest, o quello che manda soltanto il file Excel che l'ha scritto lui, oppure ti fa vedere quanto ha guadagnato oggi, quanto ha guadagnato l'ultima settimana, non conta nulla. L'unico modo di verificare l'affidabilità di un piano finanziario, di una strategia, di un portafoglio di strategie, e quindi di capire che ne vale la pena investire, perché sono destinato probabilmente a guadagnare nel tempo, è un conto reale certificato di lungo periodo. Dove devo andare a guardare il profitto? Sì, ma devo andare a guardare il drawdown, perché il rischio è importantissimo da tenere sotto controllo. Devo andare a guardare che sia un piano, che sia un conto reale, certificato e capitalizzato, perché se non ho io, ideatore del mio sistema, fiducia nel mio stesso sistema, da metterci 10, 20, 30 mila euro almeno, perché mai dovresti farlo tu? Ecco, state lontani dai conti da 500 dollari, 1000 dollari, sono capaci tutti ad aprirne 10, poi faccio vedere solo quello che va bene, sono trucchetti risaputi. Conti reali, certificati, di lungo periodo, quindi anni, positivi, con drawdown limitati, e ben capitalizzati. Se seguite questa strada, sicuramente ridurrete drasticamente la probabilità di mettere i vostri soldi in delle schifezze, che poi fanno bruciare i soldi, e aumentate le probabilità, invece, di seguire un piano finanziario serio, corretto, equilibrato, nel tempo, positivo nel tempo, con buone probabilità di ottenere ottimi risultati nel corso del tempo. Ecco, questo era un po' quello che facciamo a livello di piano finanziario, il piano finanziario PEM, che si compone, lo ripeto, della strategia PEM e del portafoglio strategico. Adesso penso che possa essere il momento di... Non so se ci sono delle domande, se vi diamo delle domande, sì, o se allora io direi prima di passare la parola a Chantal, perché ci sono delle domande pertinenti, io magari te le giro. Tu non le vedi le domande, vero Mauro? No, puoi leggermele magari. Se... Allora, aspetta, andiamo. Così io e David possiamo rispondere. Sì. Allora, ce ne sono due. Allora, una sul capitale minimo, e poi si può cambiare l'impostazione del rischio della strategia PEM quando il capitale è aumentato del 1000% oppure quando arriva al 10.000%? Non ho capito la domanda, sinceramente. Okay. Bella la curva, ma dov'è il... abbiamo fatto vedere comunque i conti certificati su MyFX Book, quindi c'è anche il periodo del training reale, quindi credo che questa domanda si riferisse alle prime slide che ha mostrato David. Diciamo che quella più pertinente sul PEM è quanto è il capitale minimo, e poi se hai capito questa domanda riferita sempre al PEM riguardo le percentuali di aumento. Ok, allora per quanto riguarda le curve, insomma, credo anch'io che fosse una domanda precedente, perché poi abbiamo mostrato
conti reali degli ultimi anni. Questo è assolutamente fondamentale. Il backtest è condizione necessaria, assolutamente, ma non sufficiente. Le cose poi vanno viste in reale perché la realtà spesso poi può essere diversa. E per quanto riguarda la domanda sul capitale minimo, Sì, esatto. noi consigliamo sempre di partire almeno con 3-4 mila euro e di seguire poi un piano finanziario personalizzato per crescere nel tempo. La strategia funziona anche con 1.000 euro, ma sinceramente ha poco Il rischio senso. diventa veramente molto elevato con Il 1.000 euro, rischio diciamo. aumenta perché chiaramente non è possibile ridurre i volumi sotto un minimo del microlotto, il microlotto non è divisibile, quindi aumenta il rischio e soprattutto non ha nemmeno tanto senso, tanto vale continuare ad accumulare un pochino e partire con un capitale decente. Per quanto riguarda poi il rischio, la domanda sul rischio, se è possibile Marco l'ha forse se è possibile riformulata. ridurlo quando aumenta il capitale, forse quello era. No, adesso l'ha riformulata Marco e vuole sapere si può aumentare, cioè quando aumenta il capitale, se si può aumentare il rischio. Cioè, quindi all'aumentare del capitale se può aumentare il rischio. Poi ce ne sono Sì. altre, se volete le leggo in serie così. Quanto tempo devo dedicare al giorno al PEM e al portafoglio? Grazie. Ci sono differenze tra un piano di accumulo da 100 euro al mese e 600 semestrale? Allora, aspetta, aspetta, perché io ho più di due, poi me le dimentico. Sì, si può aumentare il rischio all'aumentare del capitale. Io personalmente farei il contrario, Più logico il contrario, oppure è non molto più cambierei logico il niente. contrario. Oppure non cambiare niente, non vedo perché uno dovrebbe aumentare il rischio all'aumentare il capitale. Un capitale più alto, vuol dire dovrebbe essere più importante preservarlo, no? Quindi, però si può Esatto. fare, il rischio è un parametro personalizzato che l'utente, l'investitore può variare in qualsiasi momento. Chiaramente a variare del rischio aumenta la performance attesa, ma aumenta poi anche la negatività nelle fasi di perdita. Non ci sono segreti, è una coperta e quindi non ci sono segreti. Quanto tempo era l'altra domanda? Allora, l'altro tempo, quanto tempo sì, devo dedicare al giorno al PEM? E poi se ci 5-10 sono minuti. differenze. Oh, ok, quindi. 5-10 minuti e tra l'altro è anche possibile per chi vuole essere sicuro al 1000% che, perché in realtà il tempo da dedicare è semplicemente dato che noi lavoriamo con strumenti che sono software, no? Quindi è tutta automazione. Il tempo è quello di controllare che non ci siano problemi tecnici sulla piattaforma o sul sistema. E quindi, volendo, per chi vuole essere sicuro, perché magari non è molto esperto con i computer, offriamo anche un servizio tecnico di assistenza a parte, dove uno volendo si può anche far seguire. Però comunque il tempo è 5-10 minuti al giorno. Proprio Ok, 5-10. poi l'altra domanda. Allora, stanno arrivando un po' di domande a raffica, quindi cerchiamo un attimo, magari rispondiamo un po' a tutti, però anche, la vedo difficile. Il piano di accumulo, c'è cioè differenza tra 100 euro al mese o 600 euro semestrali? Sì, c'è differenza. È Sì. molto meglio 100 euro al mese che 600 euro semestrali. Confermi, Mauro? Sì, confermo. Più è fatto spesso, quindi più l'arco temporale diciamo, del piano di accumulo è inferiore, meglio è, perché il capitale va prima sul conto a generare altri profitti, a ridurre il mio rischio, ad aumentare il mio margine, eccetera, eccetera. Quindi è meglio in un periodo. Io addirittura, no, addirittura noi sul nostro conto ufficiale di Forex Strategico facciamo un piano di accumulo settimanale, cioè dividiamo la cifra mensile nelle 4 settimane praticamente e lo facciamo settimanale. Ora non si pretende che uno lo faccia settimanale, ma mensilmente va già più che bene. Meglio mensilmente che semestrale. Ok, allora ci sono altre domande. Allora, una sulle strategie permesse. Io in realtà nelle slide di Tikmill c'è scritto nessuna limitazione sui profitti con tutti i tipi di IA e strategie permesse. Quindi sono tutte autorizzate, non c'è distinzione tra
tra le varie strategie. Poi sempre sul PEM è il portafoglio strategico se lavorano su conti diversi o su un unico conto. Assolutamente lavorano sullo stesso conto, non è obbligatorio, però è consigliato farle funzionare sullo stesso conto, visto che hanno meccanismi di funzionamento che tendono a loro volta a compensare relativi drawdown e profitti, eccetera. Quindi è vantaggioso farli funzionare assieme sullo stesso Sì. conto, però non è Noi abbiamo obbligatorio, due si può conti, rimuovere. separati anche Esatto. per, diciamo, esigenze imprenditoriali, diciamo così, e anche per tenere separate le due cose, eccetera, eccetera, ma in realtà poi è meglio avere un unico conto ben capitalizzato su cui gira tutto insieme. Ok, allora io ho una ventina di domande da leggere, sono arrivate, Cosa quindi facciamo? Siamo posso, centrati, magari io direi di partire. sì. Sì, adesso cerco un attimo di vedere se abbiamo già risposto ad alcune domande, io quindi le cerco di filtrarle e nel frattempo diamo la parola a Chantal. Ok, Chantal, ci sei? Ok, Eccoci, tutti e tre assieme, guarda qua. David, Sì? magari puoi mettere, non so, la mail in chat per chi poi vuole anche avere informazioni aggiuntive sul piano finanziario PEM. Dovrebbe esserci alla fine delle slide, però non so se Davide riesce a scrivere a tutti in No, chat. io non ho accesso alla chat, non so per quale motivo, non riesco a scrivere in chat, ho un problema tecnico. Quindi Riesce a magari. scrivermela su Skype? Io magari la giro io da qui, se me la scrivi su Ok, Skype. perché ci sarà un'offerta speciale, no, per il piano finanziario PEM, per chi ha partecipato, sta partecipando a questo webinar. Per cui chi sta partecipando appunto e ci contatterà via mail avrà la possibilità poi di ricevere questa offerta speciale. Quindi di conseguenza è importante poi che, vabbè, se sta alla fine delle slide, poi alla fine delle slide vedrete la mail di Forex Strategico, comunque Ottimo, semplice, con questo Marco mi ha risposto. info@forexstrategico, quindi info@forexstrategico.com, cioè una mail molto semplice. E di conseguenza, chi sta partecipando a questo webinar e vuole aderire o comunque avere maggiori informazioni, ci contatta facendoci presente proprio che era presente al webinar e potrà avere, tra le altre cose, tutti i chiarimenti e l'offerta che abbiamo riservato, perché è giusto che chi impegna e dedica del tempo alla formazione, a seguirci, ad imparare, abbia poi anche diritto ad una condizione migliore. Vai Chantal. Bene, andrò velocissima visto che già siamo fuori tempo. Allora, mi presento un attimo per chi non mi conosce. Io sono la programmatrice MQL di Forex Strategico, sono la responsabile della realizzazione degli expert, sia per i clienti che eventuali modifiche agli expert della rosa di Forex Strategico. E sono un programmatore dal 1993, ahimè, si vede anche che sono vecchietta. Però insomma ho un bagaglio culturale a livello tecnico e a livello di programmazione parecchio alto, quindi mi sono innamorata di MetaTrader nel 2007, circa 2008, quindi sono 10 anni che lavoro su questa piattaforma. E, diciamo che il mio ambito è proprio il trading automatico, quindi molto velocemente volevo dirvi che cos'è il trading automatico. È ovvio che quando si parla di trading automatico si può includere all'interno del trading automatico tutta una rosa di sistemi che aiutano il trader a essere più veloce e più profittevole nella propria operatività. Ok? Allora, vediamoli molto velocemente. Possono essere degli indicatori, ok? Gli indicatori. Se viaggiate su internet ne trovate quanti ne volete, possono essere indicatori che vi fanno dei pop-up, che vi danno degli indicatori grafici, addirittura sul grafico, che vi permettono di essere molto più veloci a identificare le occasioni per entrare a mercato o che vi segnalino una certa situazione e quindi vi diano un alert anticipato rispetto all'entrata della posizione a mercato poi.
Poi ci possono essere anche dei piccoli programmini, quelli che io chiamo gli script, che in realtà sono dei programmini integrati all'interno di MetaTrader, che vi permettono anche di gestire poi le vostre posizioni che avete preso grazie alla decisione già effettuata, ok? Quindi gestire money management, gestire la posizione, gestire il lotto, gestire lo spostamento del target, dello stop. Questi sono piccoli strumenti che vi aiutano a essere automatici. Poi possono esserci anche dei fogli di Excel, semplicemente dei fogli di Excel che riempite voi con le vostre colonne sul foglio di Excel, dove vi fate i calcoli, dove vi create delle formule anche. Non lo so, io ho visto tantissimi fogli di Excel che vanno a fare calcoli matematici di qualsiasi tipo, regressioni lineari, che comunque vi aiutano a diventare dei trader automatici, quindi che vi danno un'impostazione automatica e non solo di pancia, come la chiamo io. Poi questi fogli di Excel possono, anche un foglio normalissimo, può diventare un altro sistema automatico, perché vi può dare una mano a implementare il vostro piano di trading, quindi decidere lo stop, decidere il vostro target, fare calcoli su quanto mi può rendere quello strumento, quindi quanta volatilità ci possa essere su quello strumento. Invece di andarmi sul grafico con la freccetta a calcolarlo, posso avere un foglio di Excel o uno strumento che mi aiuti a vedere quale può essere la volatilità di questo strumento che sto andando a tradare. Quindi anche questo è un piccolo sistema automatico. Possiamo implementare anche con dei fogli di Excel o sempre con la nostra calcolatrice una gestione di money management che ci aiuti a calcolare il lotto, perché a fronte del capitale che sto investendo, a fronte dell'aspettativa che ho anche di target, quindi di quanto voglio guadagnare, posso tranquillamente mettermi con la calcolatrice o implementarmi qualcosa di automatico che mi vada ad aiutare anche su questo, e non che tutte le volte che io devo entrare al mercato devo andare a fare il calcolo di quanto vale l'euro-dollaro rispetto l'euro rispetto al dollaro, oppure il CAD rispetto all'USD. Mi creo qualcosa di automatico che mi faccia questo tipo di calcolo, quindi un aiuto. Poi, grazie a MetaTrader, che è una piattaforma magica, la chiamo io, abbiamo gli Expert Advisor. Dentro agli Expert Advisor abbiamo la possibilità di creare tutto questo, quindi possiamo fare la gestione di money management, possiamo dare alert, push sul telefonino, entrare al mercato addirittura, se non siamo fiduciosi invece ci facciamo dare solo un messaggio sonoro e poi decidiamo noi se entrare al mercato. Ma grazie alla MetaTrader e agli Expert Advisor abbiamo anche la possibilità di vedere a schermo, che ne so, la quantità di denaro che andrò a guadagnare, e quindi aiutarmi davvero a diventare un vero trader automatico e dare la possibilità a MetaTrader di fare per noi il lavoro sporco, esattamente come diceva Mauro prima. Quali sono quindi di nuovo i pro del trading automatico? Che ovviamente possono essere, come vi ho detto, dal foglio di Excel all'expert, ok? Eliminare tutto ciò che ci porta a essere stressati dal trading discrezionale, perché dobbiamo stare davanti allo schermo, perché dobbiamo prendere le decisioni, perché dobbiamo star lì a calcolare con la calcolatrice i fogli dove la penna non funziona. Quindi tutto questo stress viene assolutamente eliminato grazie al trading automatico. Non solo, abbiamo la possibilità di poter testare le strategie che noi mettiamo in piedi. Se abbiamo avuto un'illuminazione e secondo noi l'euro-dollaro tutti i giorni alle 8 sale, lo possiamo davvero testare con MetaTrader. Non dobbiamo metterci lì e andare a vedere se tutte le candele delle 8 per 10 anni in passato sono davvero andate long. Cioè, lo possiamo far fare direttamente alla MetaTrader o al nostro expert. In più abbiamo anche la possibilità, grazie a un expert advisor, di vedere se la nostra strategia lo è poi davvero profittevole. Quindi se davvero decido di andare long tutti i giorni alle 8, allora poi ho davvero il profitto, quindi arrivo davvero al target che mi sono prefissato, che ho deciso che voglio guadagnare 10 euro tutti i giorni per quell'operazione. Il tester automatico, la strategia automatica, questo risultato me lo può calcolare e dirmi anche se è davvero buono.
Non solo il tester automatico, il trading automatico e l'expert advisor mi può dare la possibilità di fare davvero dei profitti e il controllo dei miei profitti, perché lui non sbaglia mai, perché lui, a fronte delle regole che sono state predefinite e decise a priori, uscirà davvero in quel punto e quindi non avrà il problema che abbiamo noi a livello psicologico di cliccare su quel maledetto bottone e dire esci dal mercato, sia quando sto perdendo che quando sto guadagnando, o esco troppo presto, o esco troppo tardi, o voglio assolutamente riguadagnare quello che ho perso. E qui entra in gioco il problema del trading discrezionale, quello che l'expert advisor invece mi elimina completamente. In più, che cosa abbiamo? Più tempo libero. Adesso David vi ha detto quanto devo dedicare al PEM? 5-10 minuti. Caspita, 5-10 minuti penso proprio che li posso trovare nella giornata. Anzi, sono 5-10 minuti che avrò voglia di dedicare, perché tutto il resto del tempo invece avrò più tempo libero, potrò dedicarlo a fare altro. A fare altro che cosa vuol dire? Trovare altre strategie, perché no? Diverse dal PEM, in Combinare associazione magari. al PEM, in associazione al portafoglio strategico. C'è un audio di non so chi, forse tuo, David. Quindi, perché no? La creatività Sì. del tempo libero che mi rimane la posso far aumentare, posso studiare altre strategie, incrementare altre strategie e a quel Smettere di punto. stare tutto il tempo, vero, attaccato alla piattaforma a fare dei danni, no? Che Esatto, mi ricordo un bravissimo. paio di webinar fa, ci parlammo di questa cosa qui, e proprio una battuta fu proprio quella, ragazzi, cioè mettete su le A e basta, andate a trombare con vostra moglie, fine. Cioè, Esatto. e uno scrisse in chat, vabbè, ma per chi non ha la moglie, cazzo, vai a Troia, cioè, cosa ti devo dire? Ma infatti vabbè, io se parlo di creatività può essere anche in quel senso, ovviamente. Il tempo libero, come dico sempre io, aumenta per forza la creatività. E se voi vi studiate un po' di libri su, voglio dire, quello che la crescita personale, la crescita interiore vi porta, vi porterà ad avere il tempo libero, una crescita in più, quindi una creatività in più, ma la creatività in più vi renderà anche più profittevole perché sarete più felici, perché tutto vi dedicherete alle cose che vi piaceranno di più e in automatico anche il trading diventerà più facile e più creativo e quindi potrete davvero lavorare su strategie nuove, scoprire cose che sui grafici fino adesso non avete visto, quindi tutto diventa più bello e tutto diventa anche più divertente. Quando tutto diventa più divertente, si trova davvero poi il trading vero e bello, quello profittevole. Per quanto riguarda Forex strategico, io sono la fondatrice di MQL Academy. Che cos'è MQL Academy? È imparare a fare quello che vi ho detto fino adesso, cioè una serie di incontri online e anche one-to-one con le persone che vogliono approcciare il mondo del trading automatico e quindi che vogliono imparare il mondo di MetaTrader. Ma il mondo di MetaTrader non solo la piattaforma per imparare a fare trading e farsi del male in maniera manuale, ma proprio utilizzarla in maniera approfondita e in tutte le sue sfaccettature. Per implementare le proprie strategie. Infatti, per chi non lo sa, MetaTrader vi permette implementare e codificare delle strategie all'interno di MetaTrader, una delle poche piattaforme che vi permette di creare dei piccoli software, quindi quelli che si chiamano gli expert, gli indicatori, gli script, che vengono agganciati al grafico che voi state visualizzando e che lavorano per voi. Questa è una cosa che io quando l'ho vista nel 2008 sono rimasta assolutamente affascinata, da lì ho cominciato a lavorare ovviamente per implementare delle strategie che io vedevo sui grafici che mi piacevano e da lì ho cominciato, diciamo, la mia carriera lavorativa, mi sono appassionata e ho fondato tutte le mie giornate, il mio lavoro e la collaborazione con Forex Strategico. E altre anche attività su questo, quindi sul mondo della MetaTrader e dell'MQL.
vuole approcciare questo mondo può davvero farlo e può diventare un trader di tipo automatico, esattamente come vi ho spiegato prima. Ma non solo, un trader che impara le MQL può diventare a sua volta un trader che vende le MQL, quindi un David, un Mauro, che possono vendere la loro strategia, quindi rivenderla al mercato. Perché voi non sapete, ma ve lo sto dicendo, il mondo di MQL è vastissimo, è enorme. C'è una possibilità davvero di poter vendere le proprie strategie, crearle, rivenderle anche al mondo internazionale, grazie al sito di Metaquotes, che è la società che ha creato la MetaTrader, e quindi crearvi la vostra rosa di clienti, diventare dei professionisti di MetaTrader e quindi dei professionisti del trading automatico e degli expert advisor. La MetaTrader, quindi, per riepilogare e per concludere, dentro MQL Academy viene spiegata in tutte le sue sfaccettature, nei suoi menu, nelle piattaforme, perché comunque è un insieme di piattaforme la MetaTrader, non è solo quella che voi vedete per fare trading, ma c'è poi all'interno anche il Meta Editor che vi permette di creare gli expert, così come vi ho detto, e anche il test strategia, che è quello che vi spiegava Mauro prima, che vi permette di andare a testare strategie che avete costruito da soli o che avete acquistato o per esempio potete tranquillamente provare il PEM e vedere la linea che avete visto prima in salita e quindi tramite dei sistemi che vi aiutano a scaricare dei dati buoni dal mercato, provare le vostre strategie e quindi vedere se sono davvero profittevoli. All'interno di MQL Academy non solo c'è quindi un approccio di approfondimento della MetaTrader in tutte le sue funzionalità, ma c'è anche proprio la possibilità di diventare un vero programmatore MQL. Quindi io all'interno vi spiego anche cosa vuol dire fare programmazione, vi do un approccio alla programmazione come l'ho avuta io nel 95, quindi vi spiego le classi, vi spiego cosa vuol dire essere un programmatore, quindi tutte le variabili, che cosa vuol dire, cioè che cosa proprio il linguaggio in tutte le sue caratteristiche. È un linguaggio accessibile a tutti, l'ho reso accessibile a tutti, ma non perché sono io Chantal brava a spiegare, ma perché ho creato un sistema di template che se volete creare il vostro indicatore avete già un template all'interno di MQL Academy che vi aiuta a creare il vostro indicatore. Quindi semplice, davvero semplice. Vi dico proprio dove posizionare tutto il codice, proprio un template, ecco, non In pratica saprei. non dovete più programmare, ma semplicemente Chantal ha fatto i Lego Esatto. e quindi voi dovete prendere i Lego e come un bambino Insieme combinate la robina, capito? Questo è. Quindi ovviamente si esatto semplifica tutto. e metterli insieme alla fine del percorso comunque non siete abbandonati perché c'è poi un gruppo Facebook di supporto dove adesso ci sono tutte le persone che hanno iniziato con questa avventura e sono molto contenta perché colloquino tra loro, si scambiano le idee, ah tu cosa hai fatto qui, cosa ho fatto qua, guarda me lo correggi, sì, quindi si scambiano il codice, è diventata una bella community proprio dedicata alle MQL di MetaTrader. E poi spero entro i prossimi mesi, per chi invece non vuole l'approccio diciamo digitale, quindi via video e via web, diciamo, ci sarà anche il libro, spero uscirà al più presto, e quindi per chi vuole poi potrà invece sfogliare il cartaceo. Io direi che siamo Finito. alla fine delle Io slide, sarei il esatto. contatti ticmill giuseppe@ticmill.co.uk, che fa molto figo in Regno Unito. Poi ci sono i contatti nostri, quindi c'è il gruppo di Forex Strategico, potete cercare su Facebook Forex Strategico, vi salta fuori una tonnellata di roba se cercate Forex Strategico su Facebook. Il gruppo, quello dove stiamo tutti quanti, è Forex Strategico, la più grande comunità italiana sul trading, una cosa del genere. Ed ecco, è il gruppo che c'è più. In questo momento sono più 8.500-8.600 membri, ci sono 200 persone in attesa di approvazione in coda, che sono lì da una settimana. Prima o poi faremo l'approvazione.
Poi le email, se siete interessati appunto ad avere maggiori informazioni su quello di cui abbiamo parlato, mauro.d'urbano@forexstrategico.com, info@forexstrategico.com, il sito www.forexstrategico.com. Poi se volete contattare Chantal, vogliamo dare anche la tua mail, Chantal? Chantal, che è scritto chantal.sala, Esatto. @forexstrategico.com. La mia Ah, mail non la giusto. do perché tanto il mio tempo medio di risposta è di 10 giorni e quindi non ve ne fate niente. Giustamente, scusami, Ok. David, scusami, Sì. giustamente non abbiamo detto per chi ha intenzioni, ha già una strategia, ovviamente abbiamo anche questo tipo di servizio, cioè chi vuole far programmare a noi che siamo dei professionisti, me e David, a livello di MQL. Facciamo anche la programmazione personalizzata di strategie che avete già in testa che volete automatizzare. Volevo Perfetto. tornare prima di ridare la parola a Giuseppe che ci legge le domande, velocissimamente a questa cosa. Proprio il passaggio da l'investire 1.0, il vecchio modo di investire, cioè andare in banca, dove anche se non investi, cioè tu li prendi, li metti nel conto corrente e pensi che i tuoi soldi siano al sicuro, in realtà lì dentro ci rimangono 2 euro di 100 euro. E il nuovo modo di investire, che significa fare da soli. Fare da soli cosa vuol dire? Investire prima di tutto in se stessi, in formazione e in strumenti che ti permettano di bypassare questo sistema qua che sta creando un sacco di problemi, insomma, è sotto gli occhi di tutti. Ecco, io lo volevo sottolineare perché questa è una cosa secondo me importante, che è da qui che nasciamo noi. Forex Strategico nasce in gran parte da qui, perché qui c'è un problema e noi risolviamo questo problema qua. Ok. No, giustissimo, sono d'accordo. Io volevo sottolineare anche i nostri contatti, nel senso venite nel gruppo, contattateci via mail. Qui non siamo davvero, la mia speranza è che voi inizierete, se non l'avete ancora fatto, a seguire un piano finanziario che sia serio, che sia costante nel tempo, che sia redditizio, che sia prudente, che abbia alla base l'automazione possibilmente e i risultati documentati di lungo periodo. Che sia il nostro insieme a noi o un'altra cosa, lo sceglierete voi, ma davvero è importante che voi lo facciate. Qui veramente non ci sono pulsanti compra, 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 ho soltanto detto che chi ci contatta, che ha partecipato ed ha ascoltato questo webinar, avremo un'offerta particolare, punto, ma a prescindere da ciò, l'importanza della pianificazione finanziaria di lungo periodo seria e sostenibile, proprio come alternativa all'investimento inconsapevole delle banche e come alternativa anche A alle questa roba qua che sto miracolose facendo vedere. strategie, alle miracolose strategie di trading. Al nostro posteggiatore abusivo che ha investito 2.000 euro in sole 3 settimane e ne ha guadagnate 5.000, ecco. Ha investito 200 euro, 200 euro in 3 settimane e ne ha guadagnate 5.000, ecco. Sotto con le domande. Allora, io ho un po' di domande. Per fare funzionare la PEM e il portafoglio strategico, fornite un abbonamento dati o il PC deve restare sempre acceso? Per quanto riguarda, qui rispondo io a una cosa un po' così tecnica, allora, per quanto riguarda il solo PEM, può bastare il PC sempre acceso e la connessione a internet di casa, diciamo. Questo può essere sufficiente per il piano finanziario PEM, anche se comunque anche in quel caso è consigliato l'utilizzo di una VPS, che è un sistema, un computer che tu affitti esternamente, dove insomma che è garantito che è attivo 24 ore su 24 senza problemi, anche quando a casa tua hai tutto spento. Per quanto riguarda il portafoglio strategico, che comunque è incluso nel PEM, invece è assolutamente necessario l'utilizzo di una VPS. E noi offriamo anche VPS che hanno tutti i nostri strumenti preinstallati all'interno e preconfigurati, quindi uno si ritrova la VPS già pronta per l'uso.
Allora Michela ci chiede, è possibile un esempio in Excel con un deposito di 3.000 euro e partenza di un piano d'accumulo di 200 euro mensili? E poi Sì, un'altra io domanda. consiglierei di, se posso permettermi, di contattare Mauro e farsi dare il foglio, così può fare tutti gli esperimenti che gli pare in tutti i modi che Io ho vuole. girato una mail a tutti, quindi dovreste vederla tutti. Perfetto. Quindi un'altra, durante i backtest del PEM, quante volte avete cambiato la tendenza di fondo? Vai Mauro, pochissime, comunque vai Mauro. Pochissime, due o tre, qualcosa del genere, proprio poche, poche, poche. Non è una cosa, si chiama tendenza di fondo di lunghissimo periodo sulla base del posizionamento del prezzo sul grafico, delle variabili macroeconomiche, dei cicli macroeconomici. Non è che sono cose che cambiano da una settimana all'altra, ecco, quindi pochissime volte. Sul file Excel confermo che chi mi contatta lo mando tranquillamente perché è un file totalmente personalizzabile, si può cambiare il capitale di partenza, si può cambiare il piano di accumulo e si può cambiare no, queste due cose e si vede appunto che obiettivo poi si può raggiungere nel corso degli anni. Quindi chi mi contatta glielo mando. Perché poi la Poi cosa una figa domanda. è che Mauro ha fatto vedere, giustamente per star basso, perché sennò poi si diventa incredibili, che è diverso da non credibili, che si arriva dopo 7 anni a, quant'era Mauro? 100.000, non mi ricordo più, Sì. 190.000 euro. Ecco, in realtà partendo da un con un capitale un pochino più cospicuo, ma nemmeno impossibile, che ne so, tipo 15.000 euro, e facendo un buon piano di accumulo si arriva in 15 anni a 1 milione tranquillamente. Chiaramente non è garantito, però insomma, con lo stesso calcolo si arriva a quel risultato lì. Allora un'altra domanda. Allora, domande sulle tasse, visto che comunque è un piano finanziario su diversi anni, come fare con la dichiarazione delle tasse? Poi mi si chiede anche l'email del commercialista che è stata visualizzata nelle prime slide, adesso la giro a tutti. Non so Guarda, se su vado indietro così questo. magari. No, Poi, a parte ovviamente tanti complimenti, molti chiedono i costi del PEM. sui costi l'ho appena detto, nel senso Quindi che raccolti. abbiamo un'offerta particolare, che però la daremo soltanto a chi ci sta ascoltando e a Sì, chi ci inviate contatterà poi chiaramente l'email. e a chi ci contatterà Esatto. via mail, sì. Per gli altri Comunque, vale il prezzo sul sito, per gli sì, altri vale il comunque non è prezzo un sul sito che è più robot. alto. Non è un robot del cacchio da 99 dollari, ecco, questo scordatevelo, perché le robe da 99 dollari poi valgono 99 dollari, ecco, pensate a questo quando Perfetto, perfetto. Allora, poi quelli un'altra domanda trovate un sacco in giro per internet. Sì, e poi vi Però vi distruggono fate male. 100.000 euro. Comprati pure un EA da 99 dollari che poi ti distrugge 100.000 euro, hai fatto un bell'affare. Esatto. Poi una domanda su TIC 1000, se introdurremo la MetaTrader 5, sì, a breve, e per te Chantal, se è compreso anche sulla MQL Academy anche programmazione per la MetaTrader 5. In questo momento no, è specializzata solo sulla 4, ma a brevissimo arriverà anche per la 5. Che per il momento è abbastanza inutile, in futuro non si sa, ma per il momento la 5 è ancora non utilizzata È prevalentemente. anche molto poco stabile, perché in realtà tutti gli Sì. expert che sto facendo sulla 5 mi stanno causando un sacco di problemi, quindi la sto ancora lasciando abbastanza da parte, la faccio solo expert proprio per i clienti che me la chiedono perché usano solo e soltanto quella, ma non la consiglio ancora per il momento. Perfetto. Allora, io direi di chiudere qui il webinar. Ci sono altre domande. Comunque avete tutti i riferimenti per poi eventualmente per appunto fare queste domande e girarle a David, a Mauro e a Chantal. Abbiamo sforato abbondantemente l'ora del webinar, quindi direi che possiamo chiudere qui. Io ringrazio tutti i partecipanti e vi auguro una buona serata. Grazie a Una buona voi. serata anche da parte mia, grazie Giuseppe per averci ospitato e grazie anche a Chantal e Mauro. Grazie a voi. Grazie a te, grazie a voi. Grazie e Grazie a buona tutti i serata a tutti. partecipanti. Ciao, Grazie, ciao, ciao. grazie. Ciao.